l'ultima campanella oggi per gli studenti che hanno salutato con il consueto entusiasmo la fine dell'anno scolastico e che hanno visto chiudersi le porte dei loro istituti fino a settembre prossimo. Festeggiate, ma non siete preoccupati per i quadri finali, quindi con tutti i voti? No, io no, perché tanto sono qui anche l'anno prossimo. Loro forse sì. Prendiamo sta decisione. Ci speriamo fino alla fine. Ci speriamo per loro più che altro, io sto qua. Ti dai già per spacciato? Sì. Ma sì, io veramente ho già preso l'ombrellone, loro ancora sono qui che tribolano. E qual è la prima cosa che farete appena arrivate a casa? Andiamo al mare! Quindi si inizia, bagni, spiazzi. A casa non si torna. Divertimento in programma. Voilà, sì. E per questo estate invece vi hanno dato dei compiti? No, nessun compito per fortuna. Completamente liberi, finalmente. Giornata di festa dunque nella maggior parte degli istituti, ma per qualcuno lo studio non termina oggi. Siete ancora allo studio per affrontare l'esame di Stato? Esatto, sì. E ci impegneremo al meglio e niente. In bocca al lupo a tutti noi. Sono pronto a prendere il diploma, saluto i miei compagni, io sono 7 anni che sono qui, ora che me ne vado. Sì! Che bello! Hanno stappato bottiglie, si fanno gavettoni, guardate qua, tutti contenti, anche se devono affrontare l'esame di Stato fra pochi giorni e quindi lo studio per loro continua. Gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori inizieranno infatti il 17 giugno con lo scritto d'italiano, proseguiranno il 18 con la seconda prova per poi concludere con il quizzone del 22 giugno. Le date d'inizio e fine degli orari invece verranno fissate in seguito. Non c'è infatti una data precisa e uguale per tutte le scuole perché ognuna deciderà in modo autonomo. Come è andato l'anno scolastico? Beh, più o meno, come sempre. Quest'anno ti aspetta l'esame di Stato? Sì, purtroppo sì. E poi hai già dei progetti? No, lavoro, basta studi. Si spera di finirla nel migliore dei modi, dai.